In vista del turno di riposo, rivediamo la carrellata di gol dell'ultimo turno di campionato in Serie D. La serie di gol inizia dallo stadio Lotti di Poggi Monzi, dove la sconfitta della capolista pianese non fa poi così male. Il Poggi Monzi passa prima con Borri e nel finale di partita chiude i giochi con Bigica. Tante emozioni a Cenaia. Ricco Bono porta avanti il Grosseto, ma la squadra di Jacobelli agguanta il pareggio con Rossi, nella ripresa addirittura passa in vantaggio. Con degli esposti in overtime, la formazione mano in mano, ciuffa il pareggio per la gioia anche di Malotti che prenderà le redini del gruppo. Goleada del Livorno contro il giviborgo. Luis Enrique realizza un'apertura il pareggio di Signorini illude la squadra della Garfagnana, che poi cede sotto i colpi. Prima di Camarà nella ripresa il triste di Giordani. Tencorang chiude i giochi a 10 minuti dalla conclusione. Colpo del Real Querceta a Ponzacco. Subito Masi spinge i versiniesi che nella ripresa chiudono i giochi con Pegolo. Botta e risposta a Seravezza. Al vantaggio di Puzzolo arriva la replica del Tau Alto Paccio nella ripresa con Malva. Trestina con un gol per tempo piega il San Donato, Prima Belli apre le danze. In apertura di secondo tempo Bucci blinda il vantaggio degli Alto Tiberini, colpo grosso del Sansepolcro a Gavorrano, Grassi apre la strada alla squadra di Marco Bonura che chiude con il Baby Pasquali a un quarto d'ora dalla fine. Infine il pareggio di Figline Zupa apre per i Valdarnesi, Proia firma il pareggio per gli Umbri nel finale. Nulla di fatto nel derby del Valdarno, decisivo il calcio di rigore parato da Timperanza su tiro di Priore.